corsia di emergenza è quella adiacente alla prima corsia di marcia destinata alle soste di emergenza ed al traffico dei veicoli di soccorso come polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Può essere impegnata solo per situazioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o a causa di inefficienza o avaria del veicolo stesso e comunque la sosta non deve protrarsi oltre le 3 ore. Trascorso il tempo massimo, il veicolo può essere rimosso dalla polizia. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo ed esclusivamente per raggiungere il più vicino posto per la richiesta di soccorso grazie alle colonnine SOS. La circolazione dei veicoli sulla corsia di emergenza è vietata. L'unica eccezione ammessa è in caso di ingorgo quando è possibile percorrere tale corsia al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto 500 metri prima dello svincolo. Se la sosta o la fermata di emergenza avviene di notte o in casi di scarsa visibilità, devono sempre essere tenute accese le luci di posizioni e, nel caso queste non siano funzionanti, occorre posizionare il triangolo dietro al veicolo ad almeno 100 metri di distanza. Il triangolo deve essere rapidamente collocato anche quando la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola per la sosta di emergenza. In caso di incolonamento, i veicoli che si trovano sulla prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra. Questo per lasciare più spazio possibile alla corsia di emergenza nel caso debbano transitare veicoli di grosse dimensioni come ambulanze, veicoli del vigile del fuoco o del soccorso stradale. Per rendersi ben visibili quando si scende dal veicolo è importantissimo, oltre che obbligatorio, indossare l'apposito giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. È opportuno quindi che questi siano tenuti a portata di mano all'interno dell'abitacolo. Anche nei casi in cui il codice lo consente, sostare sulla corsia di emergenza è estremamente pericoloso e per tale motivo la sosta deve durare il minor tempo possibile. Troppo spesso accadono incidenti nei quali vengono tamponati veicoli fermi in corsia di emergenza, se non addirittura in corsia di marcia, perché i conducenti si erano fermati per una telefonata o per consultare una mappa. Un esempio di quanto appena detto lo possiamo vedere nel seguente video. Nella corsia di emergenza vi era un'auto ferma da più di 4 minuti con le luci di emergenza in funzione. Chi è attento alla guida riesce ad evitarla, ma se arriva qualcuno un po' distratto, il conducente si trovava all'interno dell'auto e stava effettuando una telefonata di lavoro. Quando si scende dall'auto è importantissimo tenere sempre sotto controllo i veicoli in arrivo. Si deve stare più a destra possibile e non si deve mai dare le spalle al traffico perché troppo spesso i conducenti che sopraggiungono possono essere distratti ed invadere anche solo parzialmente la corsia di emergenza, mettendo in grave pericolo chi si trova in momentanea sosta. Facciamo ora alcune considerazioni tecniche. La corsia di emergenza è mediamente larga 2,70 m ed un'auto di dimensione medie è larga 1,60 m o 1,70 m. Quando quest'auto si ferma in corsia di emergenza ed il conducente scende, anche se l'ha parcheggiata il più possibile a destra, gli resta pochissimo spazio a disposizione, circa 1 metro, oltre al quale transitano auto e veicoli industriali a velocità elevate. Il solo spostamento d'aria creato da un camion in transito a 80 km orari può portare via la portiera se il conducente non è attento quando la sta per aprire. Inoltre, bisogna considerare che la corsia di emergenza non serve solamente per le emergenze che possono avere i viaggiatori, ma è di fondamentale importanza per il transito dei veicoli di soccorso quali polizia, ambulanze e vigili del fuoco. In caso di incidente, l'arrivo tempestivo dei mezzi di soccorso può salvare vite umane o evitare che altri rimangano coinvolti nell'incidente. Bloccarla senza motivo o peggio impegnarla per risalire codi di traffico è immorale, oltre ad essere vietato e sanzionato in modo severo.